ripulire la coscienza. Non lo riporti in vita. Lo so. E allora cos'è che vuoi? L'intenso dialogo tra Maya Sansa e Tommaso Ragno si svolge all'Acquario di Genova perché il nuovo film dell'attrice che la riporta in Italia è il debutto alla regia dell'attore e amico di Maya Sansa, Alessandro Roglia, con La grazia di un Dio. Una storia originale e anche amara, quella di un gruppo di amici ormai adulti che si ritrovano dopo 25 anni intorno alla morte di un compagno, tra senso di colpa e voglia di andare avanti. Un bel ruolo per Maya Sansa, anche se al centro del film c'è Luca, interpretato da Tommaso Ragno, che vuole vederci chiaro, indagare, capire, scavando nella memoria, lasciando riaffiorare fantasmi e verità. Sì, ci ha trascinati dentro con il suo entusiasmo, con una scrittura molto bella, raffinata, ha creato dei personaggi talmente complessi e profondi, con delle zone di luce, delle zone d'ombra, insomma, per noi attori una sfida così è bella, e affrontarla con un collega in un certo senso è più facile, nel senso che ti senti capito, ti senti accompagnato, ti senti capito nell'andare lontano, nello spingerti oltre. Un film di qualità per un'attrice, Maya Sansa, che nella sua carriera, con il suo viso unico, la voce roca e la forte intensità, non si è fatta mancare nulla. Debutta giovanissima nella Balia con Marco Bellocchio e con lui lavorerà in numerose altre occasioni, come Buongiorno Notte e Bella Addormentata. Il cinema di qualità le appartiene, ma anche la capacità di arrivare al grande pubblico. È il caso della Meglio Gioventù di Marco Tullio Giordana, per cui vince nel 2004 un nastro come miglior attrice protagonista. Non riesco a fotografare le persone dentro. Quella cosa che dicevi tu. Dicevo così? Non mi ricordo. Non mi ricordo? No. Ma è roba da matti! Io da quel giorno sono entrata in crisi e tu neanche te lo ricordi. Mela. Poi, per ragioni forse anche personali, a partire dal 2010 Maya Sansa sceglie la Francia come luogo dove vivere e girare, sempre con leggerezza, intensità e anche disincanto rispetto al lavoro dell'attore. Tu la conosci? Sì, è un'italiana, piuttosto antipatica. A malapena saluta. E poi devo dirvi che non sopporto gli attori. Sono troppo narcisisti. Noi siamo narcisisti. Un percorso in cui non mancano le scelte più commerciali. Negli ultimi anni Maya Sansa torna in Italia e diventa popolarissima con il pubblico della TV generalista per il ruolo nella serie di grande successo Tutto può succedere. La storia d'amore tra Francesco e Sara tiene mezza Italia con il fiato sospeso. E adesso è la volta di questo, con la grazia di un Dio che l'ha riportata a Venezia, alle giornate degli autori, ma soprattutto le ha permesso di vivere, come svela lei stessa, una bella esperienza sul set con il regista e collega Alessandro Roglia. Uno scambio fatto di professionalità, ma anche di amicizia. L'empatia, il senso del gioco, la leggerezza, la simpatia e l'intelligenza emotiva dell'attore. E quindi lavorare con una persona così è abbastanza ideale. Continuiamo a fargli fare il regista, no? Assolutamente. Anche sì. Anche l'attore, sì, dai.